Eccoci nuovamente insieme dopo il TG, pronti per la seconda parte di Calcio.Basket, quella dedicata ai campionati di Serie D di eccellenza e promozione. Abbiamo anche questa sera tanti ospiti importanti, allora Valentina, andiamo subito ad introdurli. Certo, l'allenatore della Vis Nova Feltria, Fabrizio Costantini. Buonasera mister. Buonasera a voi, grazie dell'invito. L'attaccante della Vis Nova Feltria, Marco Evaristi. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera Marco, grazie a voi per essere qui. L'allenatore del Misano, Thomas Zagnoli. Buonasera. Zagnoli, ha detto bene. Zagnoli? Sì, ha detto bene. Bene. È che qua siete abituati da anni a chiamarmi così, invece lei... Ah, quindi è la pronuncia giusta? Sì. Aspetta, abbiamo cambiato per una vita, sì, abbiamo chiamato in maniera sbagliata. Ero talmente abituato. Non ce l'ha neanche mai detto perché ormai. No, perché era anche gli arbitri. Quindi è Zagnoli. Adesso. Allora, grazie Valentina, perché dopo 20 anni che l'abbiamo chiamato in maniera sbagliata, allora adesso lo sappiamo. Zagnoli, bene, buonasera Thomas. Buonasera a voi. Il nostro opinionista Giuseppe Del Bianco. Grazie, buonasera. Sai perché rido? Perché io con Thomas lo conosco da quando giocava e quando sentivo gli speaker allo stadio che pronunciavano il suo nome, sbagliavano, a me veniva sempre da ridere. Beh, quindi tutte le domeniche? Perché tutte le domeniche, quasi tutte le domeniche. Io devo dire la verità, è la prima volta che sento la pronuncia giusta, però sono contento perché meglio tardi che mai, si imparano sempre tante cose nuove a Calcio.Basket. In collegamento abbiamo l'attaccante del Ravenna, Antonio Sabbatani. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti. Allora, parto proprio da te, quindi rimango lì da te, perché c'era un big match che purtroppo per il Ravenna vi ha visti sconfitti in casa del Carpi, di misura, con il gol partita di Sal al 17° della ripresa. Ti chiedo innanzitutto Antonio, che partita è stata, e poi con la regia possiamo anche vedere qualche immagine del match. Ma è stata una partita molto tesa, perché comunque tutte e due le squadre sapevano che era una partita che aveva un peso specifico importante, sebbene non decisiva, perché comunque mancano ancora 7 partite alla fine del campionato. Quindi comunque è stata una partita molto lottata, infatti il risultato di misura un po' spiega questa cosa. E purtroppo a noi ci è andata male per un episodio, ma comunque siamo contenti per modo di dire, perché comunque abbiamo fatto una prestazione veramente importante, e abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo e comunque una cosa che mi è piaciuta comunque è che i tifosi hanno apprezzato molto questo nostro atteggiamento. Eh sì, in effetti è stata una bella partita. Qui tra l'altro vediamo un tuo tentativo con questo lob col portiere fuori dei pali, però c'è stato un salvataggio sulla linea. È una partita bella in uno stadio, tra l'altro con ho visto una curva pazzesca, perché ho visto dei tifosi, insomma, non capita tante volte quando ci si chiama Ravenna di trovare una tifoseria così contro, perché di solito ce l'avete dalla vostra. Assolutamente, infatti anche sotto questo punto di vista è stata veramente una bella partita, perché comunque anche a livello proprio di tifoserie il Carpi ha riempito comunque la curva, sono venute un sacco di persone a vedere la squadra, i nostri tifosi hanno risposto presente comunque ad una trasferta importante, infatti più di 300 persone sono venute a sostenerci ed è stata comunque una bella cornice, è stata un qualcosa veramente di bello, degno comunque di due società con un blasone così importante per la Serie D. Devo dire una sfida bella anche quindi sugli spalti, una sconfitta che però vi costa non una ma due posizioni, perché vi ha scavalcato anche il Forlì in classifica. Voi siete adesso a 51, inseguite il Carpi e adesso anche il Forlì. Sì, sapevamo anche prima della partita comunque che ci poteva essere questo rischio, ma comunque essendo un campionato molto difficile la Serie D, specialmente questo girone, la classifica dimostra che ogni partita può rivelare delle sorprese, infatti comunque siamo 4 squadre in 4 punti e quindi ce lo giocheremo fino alla fine, tanto un punto in più o uno in meno adesso con ancora 21 punti a disposizione non fa la differenza, bisogna pensare domenica dopo domenica, infatti ogni domenica può succedere qualcosa, ecco. Quindi noi siamo abbastanza tranquilli. Ecco,
Dopo torneremo da te, Antonio, perché ci sono anche due episodi di Damo Viola che vogliamo rivedere insieme, perché insomma ci sono state due episodi che è bene insomma cercare di chiarire per quanto possibile attraverso le nostre immagini. Adesso invece parliamo di eccellenza e parliamo di questo 0-0 della Vis Nova Feltra con la Savignanese, un match, mister, piuttosto delicato, no? Classifica alla mano. Sì, era un match importante, era soprattutto, il risultato era quello di non perdere, di tenere comunque la Savignanese a 4 punti. È chiaro che alla fine un po' di rammarico c'è, perché abbiamo regalato, secondo il mio parere, il primo tempo. Poi dopo il secondo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto anche qualche occasione importante che purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare, però siamo usciti il primo tempo non benissimo. Ecco, alla fine però, diciamo giustamente, era importante non perdere questa partita e alla fine siete riusciti a mantenere, diciamo, il vantaggio rispetto alla Savignanese, agli avversari. Sì, noi chiaramente volevamo vincere, però diciamo che la Savignanese credo che sia anche una loro caratteristica quella di non far giocare le squadre avversarie, e noi venivamo anche da un discreto periodo dove comunque avevamo vinto 2 partite, quelle che avevamo perso non avevamo demeritato. E diciamo che forse il primo tempo con la Savignanese è stato il più complicato di tutti. Marco, giusto alla fine questo pareggio? Sì, penso di sì. Secondo me il pareggio alla fine, al netto delle occasioni sia nostre che loro, è stato il risultato forse più corretto. Ed è un risultato insomma che allora, da una parte chiaramente vi permette di mantenere a distanza un avversario diretto, dall'altra parte però vi fa forse perdere anche qualche punto guardando invece dall'altra parte per cercare di agganciare chi invece è davanti. Sicuramente avrebbe fatto più comodo una vittoria, però noi più che guardare la classifica guardiamo domenica per domenica la partita che ci aspetta, poi la classifica la guarderemo alla fine quando non ci sarà più niente da giocare, insomma. E siete un po' comunque in un buon momento tutto sommato? Sì, perché ne approfitto per ringraziare anche il mister, che da quando è arrivato comunque ha portato un grande entusiasmo, una gran voglia di rimettersi in gioco e di anche tante certezze, perché ora noi sappiamo che a prescindere dal nostro avversario possiamo giocarcela con tutti, e quindi siamo più anche consapevoli di noi stessi, delle nostre qualità. Eh sì, ricorriamo a un campionato non facile per il Nova Feltra, che si è ritrovato insomma per tutta l'estate a metà strada tra l'eccellenza e la promozione, e affrontare un campionato di eccellenza è sicuramente una cosa diversa rispetto a quello di promozione. Questo è bene sempre ricordarlo insomma a chi ci segue da casa, che c'è stata questa componente in più. Chi sta facendo un ottimo cammino ultimamente è il Misano, di mister Zagnoli. Adesso hai visto? Mi perfetto pronunciare nella maniera giusta. Con questa 0-0 anche per voi, in questo caso con il Forlimpopoli, e quindi anche in questo caso avete, diciamo, preservato anche la vostra posizione, raggiunta anche grazie a una serie di risultati utili, perché da quando sei arrivato in panchina, adesso puoi fare tutti gli scongiuri del caso, però il Misano ha pareggiato o vinto. Sì, prima di me avevano fatto già una vittoria, quindi i ragazzi sono al 6° risultato utile consecutivo, e tenuto conto del campionato, dell'andamento del campionato, sicuramente è qualcosa che è un motivo di orgoglio per noi, perché comunque sia domenica è stato molto complicato, sabato anzi, perché abbiamo avuto un approccio per la prima volta poco positivo alla partita, tant'è vero che ci è andata bene perché il Forlimpopoli ha sbagliato i rigori, il nostro portiere l'ha parato, poteva mettersi male. Poi man mano che passavano i minuti comunque abbiamo preso confidenza con la gara, le gare spesso cambiano e alla fine il punto può essere giusto, ecco. E per il resto ho trovato comunque sia una squadra con grande qualità, e forse il cammino poco costante è stato dato da motivi di discontinuità, di magari carenza di equilibrio, comunque sia quando hai tanta qualità fai un po' fatica a trovare la giusta quadra, e da parte mia insomma sono contento, perché in queste 5 partite comunque abbiamo subito solo 2 gol, abbiamo fatto sempre punti, quindi ai ragazzi vuol dire che comunque mi hanno seguito sin da subito, di questo li ringrazio. Però per uno che allena sicuramente è molto più semplice farlo quando c'è qualità e magari devi mettere dentro qualcosa di diverso piuttosto che
partire da quello, ecco. Quando ci sono appunto doti tecniche, il resto secondo me viene un pochettino da sé, o comunque è molto più semplice. Allora io direi, Giuseppe, di iniziare subito con il giro dei campionati, partendo proprio dal campionato di promozione, quindi rimaniamo diciamo nel campionato del Misano, per poi andare a vedere anche quelli che saranno tra l'altro i prossimi impegni, perché voi tornerete adesso il 3 aprile in campo, sì, la prossima, il mercoledì dopo Pasqua, quindi avete una, diciamo è il momento per fare un mini bilancio, sì. Prima della volatona finale. Assolutamente sì, perché come già detto anche nelle precedenti puntate, sostanzialmente nel mese di aprile si decidono un po' le promozioni e le retrocessioni, in quanto adesso ci sono ben 16 giorni di riposo dall'ultima partita giocata ieri alla prima, che si giocherà mercoledì 3 aprile, e siccome il campionato dovrà finire alla fine di aprile, per tutte le squadre sia di eccellenza, di promozione e le altre categorie è molto difficile, perché sono 5 partite ravvicinate, quindi si giocherà ad esempio il mercoledì, si giocherà la domenica, e quindi ci saranno probabilmente infortuni, probabilmente squalificati e quant'altro, e ci si gioca tanto in queste ultime 5 partite. Partendo dal discorso della promozione, poi parleremo anche della eccellenza, direi che con i risultati di ieri sostanzialmente la San Pierano non ha la matematica certezza di essere salita nel campionato di eccellenza, però diciamo che ha già messo lo spumante o lo champagne in frigo, in quanto ha 12 punti di vantaggio sulle seconde e ce ne sono disponibili 15, quindi a meno che non le perda tutte, le altre le vincono tutte, ma sembra assolutamente improbabile. Direi che la San Pierana a questo punto possiamo già definirla la sicura vincitrice di questo campionato, ecco, di non mi dire così che non si sa mai, dopo c'è Oberdan Melini, sì, che vabbè ma insomma sarebbe come nascondersi dietro un dito, sono come tutti, molte società che sono magari terza e quarta in classifica nei vari campionati, sai quante volte l'ho sentito dire, sì ma noi lottiamo per la salvezza, ma se sei terzo, quarto, quinto, voglio dire la salvezza l'hai ampiamente ottenuta. Devo dire che la San Pierana e Melini non ci sono mai nascosti, perché hanno detto dall'inizio che l'obiettivo era quello di fare quello che non sono riusciti a fare l'anno scorso, perché hanno trovato un gambettola e stiamo vedendo come sta andando anche in eccellenza, formato super, però insomma era una squadra che probabilmente, anzi sicuramente avrebbe meritato anche l'anno scorso insieme al gambettola stesso di salire. Roberto, ho sempre detto che la San Pierana è la squadra più attrezzata per salire di categoria in questo campionato, ho avuto qualche dubbio dopo il mercato che ha fatto il Cattolica a dicembre, il mercato di riparazione, perché ha preso dei giocatori molto importanti, fra cui l'attaccante Pasolini che veniva proprio dalla Visse Nova Feltri, ma anche tanti altri giocatori, fra cui il portiere Celato, eccetera eccetera. Però diciamo che la San Pierana è stata più continua rispetto alle seguitrici, tant'è vero che anche nell'ultimo partito, nel turno di ieri, sostanzialmente il Fratta ha pareggiato in casa con il Bacchia Cesenatico e il Cattolica è andato a pareggiare sul campo comunque molto difficile del Classe, perché il Classe è un campo un po' particolare, un po' piccolo, Thomas lo sa benissimo, non è facile portare via punti sul campo del Classe. E poi il colpaccio l'ha fatto il Verucchio in chiave salvezza, perché è andato a vincere per 3-0 sul campo della Faenza. Fra l'altro la ripresa del campionato, il prossimo turno abbiamo proprio uno scontro diretto fra Cattolica e Faenza, quindi probabilmente in quella giornata lì, il 3 di aprile, quando si inizierà a giocare, potrebbe anche essere che la San Pierana possa avere la matematica certezza di aver vinto il campionato, perché se dovesse finire in parità e la San Pierana vince, mi sembra, contro la Stella, se non ricordo male, sì, il prossimo turno, sostanzialmente sarebbe a 4 giornate dalla fine, avrebbe la matematica certezza di salire nel campionato superiore. Poi di questo campionato dobbiamo dire ciò che mi ha sorpreso veramente positivamente è stato il Torconca. Il Torconca ha inanellato una serie di vittorie consecutive, per cui adesso si è portato ad un solo punto dalla salvezza diretta, vale a dire il Civitella. Il Civitella che fra l'altro ieri ha fatto Karakiri, perché ha perso 2-0 in casa contro il del Duca Grama, e il Verucchio che è andato a vincere, dicevo prima, sul campo del Faenza, quindi la lotta adesso per la salvezza si fa veramente molto ma molto interessante, con Torconca, Verucchio, Cotignola e Stella, che sono le quattro che attualmente disputerebbero i play-out se il campionato finisse oggi, mentre invece Faenza e Cattolica, Fratte e San Pietro in Vincoli sarebbero quelle
che disputerebbero i playoff. Un campionato, ripeto, che per quanto riguarda l'alta classifica, la Sampierana la darei ormai come sicura vincitrice di questo campionato. Invece per quanto riguarda i playoff sarà una bella lotta per occupare la seconda posizione, perché ovviamente vuol dire giocare in posizione di rilievo la fase finale dei playoff fra Cattolica, Faenza e Fratta Terme. Ritengo che sia favorito il Cattolica per questa posizione qui, vuoi anche per gli uomini che ha in squadra, e anche perché il Faenza ieri a sorpresa, diciamo, bravo il Verucchio, ovviamente con mister Nicolini, che è riuscito a vincere comunque 3-0 su un campo difficile comunque come quello del Faenza. Un campionato quindi che è più per la bassa classifica, diciamo, le ultime 5 giornate, dove ci sarà da lottare parecchio, più che per l'alta classifica, a parte la situazione e la griglia dei playoff. E allora ci andiamo a vedere anche il gol decisivo con il quale Petrini, al quinto della ripresa, ha risolto il testacoda tra Sampierana e Cervia. Lo possiamo vedere con l'aiuto della regia. Vediamo praticamente di fatto questo palleggio verso il proprio portiere, che è bravo nel saltare il primo avversario, poi forse insomma tiene un po' troppo il pallone tra i piedi e alla fine favorisce un po' questo gol di Petrini, che va poi alla fine a depositare di fatto nella porta sguarnita. Insomma, quindi diciamo che era venuto fuori il primo dribbling, forse sarebbe stato meglio a quel punto liberarsi del pallone, e invece poi l'attaccante chiaramente a un certo punto però se tu fai caso, nelle ultime giornate la Sampierana ha sempre vinto 1-0, non prende gol. Io purtroppo lo però dico, ha sempre vinto, però ha sempre vinto. Io ho sempre detto che i campionati si vincono se tu vai a vedere le statistiche, le squadre che prendono meno gol, e infatti la Sampierana è l'esempio di tutto questo. È vero. Il Misano 41 punti, abbiamo visto la classifica, più 7 sulla zona playout, meno 6 dalla zona playoff. Dove guardate, visto che siete proprio a metà del guado, verso l'alto, verso il basso? Ma guarda, lo dico sempre ai ragazzi, dipende molto anche da noi. E dal primo giorno che sono dentro lo spogliatoio che gli dico che comunque eravamo dodicesimi, arrivare dodicesimi, arrivare ottavi, c'è differenza. E c'è differenza anche quando si chiude in un modo positivo o negativo un campionato. Le valutazioni che fanno le società, gli addetti ai lavori, sia nei confronti degli allenatori che dei giocatori, pesano tanto. Il modo in cui chiudi i campionati. E da questo punto di vista noi sinceramente guardiamo partita per partita, cercando di portare a casa il massimo, e poi naturalmente dobbiamo metterci al riparo da brutte sorprese, perché come diceva prima Giuseppe, ci sono squadre dietro che stanno pedalando. E prima facciamo quei punti che ci danno la certezza, e prima possiamo giocarci anche magari qualche partita importante con un certo piglio, perché comunque non nego che il calendario lo guardiamo, le ultime due partite abbiamo Faenza e Fratta Terme, e sono due partite che ci piacerebbe giocarcele magari con tranquillità, certo, ma volendo dimostrare magari che anche noi avevamo qualità per poter competere con queste squadre qui, ecco. Dipende da noi quello che faremo nelle tre partite precedenti, ecco. Volevo fare una domanda, scusa Roberto, a Thomas, per quanto riguarda Rodriguez, come l'hai trovato? Perché avevo letto da qualche parte che fisicamente non era proprio a posto quando è arrivato a Misano, adesso vedo che è titolare. Ma io sono arrivato che era reduce da un infortunio, perché in precedenza avevano avuto necessità di schierarlo anche se non era in condizione, e purtroppo aveva sofferto di uno stiramento. E questa pausa qui a noi ci capita a fagiolo, perché comunque abbiamo altri giocatori importanti fuori come Traini, che abbiamo assolutamente necessità di recuperare, che ancora non abbiamo avuto con noi, oppure Chavez, che comunque è un ragazzo che ha dimostrato di essere un bravo giocatore, e qualcun altro che è rientrato da poco ma che ha bisogno di lavorare. E siamo arrivati un po' a questa sosta con le energie un pochettino ridotte, soprattutto spendendo molto con quel turno infrasettimanale della scorsa settimana. Alex è un ragazzo che si è messo subito a disposizione, e la prima partita l'ho potuto schierare solamente a partita in corso per evitare che ci fossero ricadute, e poi pian piano si è allenato comunque col gruppo. Adesso è due partite che fa 90 minuti, ancora magari non è al 100%, anche perché lui quando ha ricominciato a giocare a Misano, poco prima del mio arrivo, comunque non veniva da un'altra esperienza, quindi avendo una preparazione, una certa
diciamo, abitudine all'allenamento continuo come quando era professionista, e quindi bisogna anche un pochettino saperlo gestire. Queste due settimane anche per lui saranno l'occasione per magari riuscire a trovare quella condizione necessaria per chiudere bene la stagione, ecco. Valentino, un messaggio? Buonasera, volevo sapere dai vostri ospiti in studio se è giusto che la Lega dia la possibilità di rinviare una partita per i nazionali, così si falsano i campionati. Danny Rimini. Sì, questo è più, diciamo, per la parte legata a Rimini, la dà questa possibilità, però rispondiamo al nostro amico Danny che ci segue anche in questa parte, e quindi, cioè, quindi l'Olbia in questo caso, nel caso specifico, ha 3 giocatori della nazionale, un under e 2 sammarinesi, e quindi è giusto che, se è previsto, abbia la possibilità di poter far rinviare la propria partita come ha fatto al 3 aprile, quindi scendere in campo in contemporanea poi con il prossimo turno del campionato di promozione, per quanto riguarda ovviamente quella partita, perché prima ce ne saranno e poi ci sarà un'altra sfida. Messaggio di Dodo? Grazie ragazzi per la vittoria di ieri, grande Tropical. Ecco, questo per il Tropical che ci introduce all'eccellenza, ma prima di andare a analizzare l'eccellenza e di coinvolgere nuovamente anche i nostri ospiti in studio del Visnova Feltrea, dobbiamo anche completare la pagina della Moviola per quanto riguarda la partita del Ravenna, perché era un big match, partita delicata. Il Ravenna tra l'altro ha avuto anche un giocatore che è stato espulso, quindi torno da Antonio e ti ricoinvolgo, Antonio, perché voglio farti vedere appunto i 2 episodi da Moviola, che forse avrà anche rivisto, ma noi insomma abbiamo anche lavorato sulla Moviola. In questo caso l'arbitro è Teghile. Andiamo al primo episodio, che è un tocco di mano, forse, presunto perlomeno, di Rossini in area, dove abbiamo visto i giocatori del Ravenna insomma protestare e l'arbitro invece lasciar proseguire. Ecco, qui chiaramente c'è un tocco di testa e quindi è un tocco di mano ravvicinato, però tocco di mano a me sembra ci sia tutto, perché vedo proprio il pallone che si alza e si vede il braccio appunto di Rossini che va a toccare questo pallone. Allora vado da Antonio per chiederti, Antonio, come l'avete visto dal campo questo episodio, visto che avete protestato? Sì, dal campo si capiva comunque che c'era stato un movimento innaturale del corpo, infatti col braccio molto largo. Devo dire la verità, dal campo io l'ho visto molto meno. Adesso, rivedendo le immagini più lente, il replay, è abbastanza chiaro che colpisca la palla col braccio. Sì, purtroppo abbiamo anche ingrandito l'immagine per favorire, quindi abbiamo fatto un lavoro anche proprio per far vedere insomma questo tocco di mano che secondo me c'è. È vero che il colpo di testa è lì vicino, qui voglio coinvolgere anche i nostri ospiti, inizio da mister Costantini. È vero che il colpo di testa c'è, è ravvicinato, però è anche vero che il tocco di mano non è un tocco di mano tra virgolette di posizione, nel senso che non ci va a sbattere, ma c'è proprio il giocatore del Carpi che praticamente fa quasi un colpo quasi pallavolistico, quasi una difesa pugno per poter poi toccare questo pallone, che così non può arrivare magari a un giocatore del Ravenna che era lì pronto a colpire. Io credo che sia un intervento da rigore, cioè, perché comunque se ci fosse stato il VAR, vabbè che oggi fanno gli errori anche col VAR, però se ci fosse stato il VAR sarebbe stato rigore netto, perché poi il difensore comunque non fa un movimento corretto, è muore. Quello sì, perciò voglio dire il rigore ci sta assolutamente, ma sono quelle situazioni mezze che si sta lamentando il Ravenna che non ha avuto il rigore, ma si sarebbero lamentati anche loro se lo davano. Però credo che in una somma di una percentuale c'è più rigore che non. Marco, per te? Sì, io condivido pienamente quello che ha detto il mister. Secondo me è un tocco veramente penalizzante, a braccia larghe, quindi io sì, secondo me rigore al 100%. Tu l'avresti dato? Sì. Thomas, tu l'avresti dato? Da regolamento e rigore, secondo me. Esatto. Il VAR l'avrebbe dato se ci fosse stato, perché comunque aumenta, cioè, il movimento del braccio sì, è naturale. È vero che c'è il colpo di testa, diciamo, vicino perché va a toccare quel pallone, però il colpo di mano è proprio un colpo di mano, cioè non è una palla che va a sbattere contro il braccio, è proprio un riflesso per andare a colpire il pallone, di fatto, perché anzi ha avuto un ottimo riflesso, devo dire, perché l'ha colpito bene, però qui va a levare la possibilità. Ecco, guardate, c'era un giocatore del Ravenna che era
è pronto a colpire, gli va a levare la possibilità di poter... Che cosa va detto l'arbitro qui per quanto riguarda la spiegazione, Antonio, di questo episodio? Va detto qualcosa? No, in realtà l'arbitro, non, infatti, come si vede, anzi, non mi ricordo neanche se ha dato a calcio d'angolo, non mi ricordo sinceramente. Il fatto è che, certo, in uno scontro del genere noi abbiamo fatto ovviamente i nostri errori, potevamo gestire meglio certe situazioni, ma qui, rivedendolo sempre di più, si parla di un errore netto e queste sono partite dove l'episodio fa la differenza. Certo, anche parlavamo di un rigore, esatto, di un rigore essendo sotto 1-0 a 10 minuti dalla fine, neanche, forse 5 minuti dalla fine, e rivedendolo ancora di più a replay è molto dubbio. A parziale giustificazione del direttore di gara, devo dire anche che ci sono parecchi uomini lì attorno al pallone e quindi non è facile magari capire, proprio avere una dinamica chiara di quello che è stato, però c'è anche l'assistente che avrebbe potuto, diciamo, sì, dargli una mano. No? È rigore, Roberto. Però questo è rigore, secondo me è rigore. L'arbitro poteva anche essere impallato, ma l'assistente, che era comunque sia in linea, probabilmente l'avrebbe visto meglio. Difatti avrebbe dovuto probabilmente aiutarlo. Andiamo a vedere l'altro episodio, perché un rigore c'è stato al 90esimo, ma è stato per il Carpi e poi è stato tra l'altro anche parato da Cordaro a Saporetti, che è il giocatore che viene atterrato da Allucci. Antonio, allora, qui io penso che il fallo ci sia, perché qui è agganciato nettamente, però chiedo anche alla regia di aiutarci in questo. Andiamo a vedere, fermiamoci un attimo quando c'è l'immagine magari più larga, andiamo a vedere dove avviene lo sgambetto, che secondo me è netto. Andiamo a vedere dove avviene lo sgambetto, andiamo pure avanti, ecco qua, praticamente, ecco qui c'è lo sgambetto. Questo è un fallo dal limite dell'area, non è un rigore, sì, perché lo sgambetto viene fuori area. E anche qui diciamo che l'assistente avrebbe dovuto aiutare il direttore di gara, che è stato deciso nell'andare a indicare il dischetto, però qui possiamo rivedere e ne abbiamo, diciamo, la certezza guardando le immagini. Fermiamoci qua proprio, guardate lo sgambetto, guardate il pallone sta entrando in area, ma lo sgambetto è qui, lo sgambetto non è sulla linea, lo sgambetto è fuori dall'area. Punizione dal limite. Punizione dal limite, punizione c'è, il fallo c'è netto, certo. E il fallo non si può contestare, cosa che ho visto, non so. Non so, Antonio, se il tuo compagno di squadra si lamentava per il fallo, oppure, cioè, diciamo, per l'intervento di per sé, oppure per la posizione, forse lui più per l'intervento. L'intervento c'è, lo sgambetto c'è, però lo sgambetto è fuori area. Però sì. Tu guarda. Vai Giuseppe, dopo torniamo ad Antonio. Guarda Roberto, tu dicevi dell'assistente, lui guarda l'arbitro, non prende posizione, e come l'arbitro indica il dischetto del rigore, anche lui automaticamente però è sbagliato, perché non l'assistente... l'ha aiutato. Tu guarda lo sguardo, guarda. Sì, quando l'arbitro indica... ma perché non prende nessuna decisione, va dietro all'arbitro. L'assistente, a parte che anche l'arbitro è vicinissimo, però qui hanno sbagliato in due. Esatto. Perché qui, cioè, è vero che dopo il giocatore frana in area, però tu devi vedere dove arriva lo sgambetto, e lo sgambetto, l'abbiamo visto, è fuori area, ma fuori area comunque di diversi centimetri. Poi posso capire, può capitare, cioè non è un errore colossale, intendiamoci, perché sennò, insomma, davvero. Però qui secondo me il Ravenna non è stato penalizzato solo perché il portiere è stato bravissimo a pararlo, però c'era anche questo episodio, insomma, diciamo che gli episodi non sono stati dalla parte dei giallorossi. E torno ad Antonio per questo, ti chiedevo, il tuo compagno si lamentava per il fallo o perché per la posizione? No, lui ovviamente presumo si lamentasse per quanto riguarda il fallo. Per l'intervento, ovviamente, però l'intervento è da rigore, insomma, rivedendolo. Cioè non da rigore, scusami, è fallo, non da rigore ma fallo. Sì, assolutamente, è assolutamente un fallo. E ovviamente io in quel momento ero in panchina, a me sembrava dentro l'area, poi rivedendo le immagini anche qui mi ritrovo a dire che il giudizio all'interno del campo è diverso da quello che poi si vede dalle immagini. Eravamo un po' presi dalla partita e tutto, probabilmente non abbiamo fatto neanche caso noi se fosse stato veramente fuori dall'area o dentro.
Dispiace perché comunque, come abbiamo fatto noi, abbiamo sbagliato. Gli arbitri ovviamente sono persone come noi e possono fare gli errori ed è normale. Certo. Mi lascia un po' perplesso il fatto che comunque il guardaline qui non abbia dato una mano all'arbitro, quando nell'espulsione di Marino sia stato proprio il guardaline a far notare all'arbitro che ci sia stata, non so cosa, un'irregolarità all'interno di una mischia. Però comunque eravamo in un momento della partita che era un po' tutto così frenetico e molto teso, e quindi l'errore ci può stare assolutamente. Allora, diciamo per archiviarla che alla fine ha fatto bene così il direttore di gara, perché così ha dato modo al vostro portiere di parare il rigore. Chissà come sarebbe andata a finire quella punizione dal limite dell'area, però il rigore intanto l'ha parato. Assolutamente, almeno così Cordaro ha fatto bella figura, è un bravissimo ragazzo, è un bravissimo portiere, poi molto giovane, 2004, e quindi è stato molto bravo anche lui, perché era difficile sotto la curva del Carpi, una situazione del genere, recuperare una partita sotto di un uomo, parare un rigore bloccandolo anche a un giocatore come Saporetti. Eh già. Bisogna essere bravi. È vero. Un punto in più comunque che gli ha fatto guadagnare questa scelta di arbitro e assistente. Allora andiamo, Giuseppe, nel campionato di eccellenza, quindi abbiamo chiuso anche la Moviola, ma era comunque importante anche farla, perché era un big match e c'erano comunque due episodi che hanno comunque sfavorito il Ravenna, anche se il secondo poi non è stato alla fine rilevante, però insomma è sempre stato un rigore contro che in realtà non c'era. Sì, sì, comunque come diceva il giocatore del Ravenna, è un campionato ancora vivo, quello della Serie certo, D. Certo, anzi, bellissimo. Ci sono diverse squadre in pochissimi punti, quindi fino alla fine qui ci sarà da lottare. Per tornare al campionato di eccellenza Girone B, anche qui mancano 5 giornate alla fine del campionato come in promozione, si tornerà in campo il 3 di aprile, anzi il Sasso Marconi giocherà il venerdì 22 marzo alle ore 20, anticiperà la sua partita contro il Reno. Quindi praticamente il Gran Amica, quando riprenderà a giocare il 3 di aprile, saprà già il risultato del Sasso Marconi. Sasso Marconi che detiene ancora la testa della classifica con 2 punti di vantaggio, come la scorsa settimana, sul Gran Amica. Il Sasso Marconi che è andato a vincere nel derby bolognese per 2-0 sul campo del Medicina Fossatone, una squadra secondo me che ha meno punti rispetto alla sua forza, perché per me il Medicina è una buona squadra, e il Gran Amica invece che ha vinto proprio in zona Cesarini in casa del pericolante Masi Torello, e il gol è arrivato proprio nei minuti di recupero, quindi resta ancora ancorato lì a 2 punti il Sasso Marconi adesso, rispetto al Pietracuta che è la terza forza di questo campionato, ha ben 13 punti di vantaggio, quindi da qui alla fine con 15 punti a disposizione ovviamente il campionato se lo giocano il Sasso Marconi e il Gran Amica. A mio modo di vedere il Sasso Marconi è leggermente favorito, è una squadra più quadrata, è una squadra più abituata, proviene dalla Serie D, più organizzata diciamo per certi versi, però il Gran Amica non molla, quindi 2 punti su 15, diciamo che basta perdere una partita o pareggiarne una, sì, che arrivi lì sostanzialmente, no? Quindi per quanto riguarda la testa della classifica sono queste due formazioni che lotteranno fino alla fine. Vorrei fare un plauso al Pietracuta che comunque è terzo, mantiene la terza posizione nonostante la vittoria del Gambettola ieri in casa col solito Longobardi, che guarda caso nonostante sia un classe 1982 ancora fa gol e ne fa tanti, ne fa. E si è sbarazzato del Bentivoglio. Pietracuta che fra l'altro nel derby ha perso in casa contro il Tropical Coriano, un ottimo Tropical Coriano che ha creato tanto nel primo tempo, ha avuto più occasioni rispetto al Pietracuta e ha trovato il gol proprio al 90° con Carrer. C'erano diversi assenti sia nella formazione del Pietracuta ma anche del Tropical Coriano. Sta di fatto che l'ha spuntata proprio alla fine la formazione corianese, che adesso ha 44 punti sostanzialmente e salva matematicamente. E direi che Massimo Scardi sta facendo molto bene a Coriano dopo che era subentrato l'anno scorso all'ex allenatore Marco Bucci, che quest'anno guida il Riccione 1926. Però il Pietracuta secondo me non deve essere arrabbiato per la sconfitta di ieri, ma deve essere soddisfatto per il gran campionato che sta facendo. Poi per quanto riguarda la coda invece della classifica,
che oggi ci interessa di più, perché che ci interessa di più, se il campionato coinvolti, diciamo, finisse oggi, ci sarebbe un solo play-out fra proprio il Visnova Feltre e il Masi Torello, e le ultime tre, vale dire Diegoro, Savignanese e Bentivoglio, sarebbero retrocesse. Però ripeto, ancora a parte il Bentivoglio che è spacciato, sostanzialmente le altre squadre ancora possono rientrare in zona play-out. Chiaro che salvarsi direttamente adesso non è semplice, perché il Massa Lombarda ieri ha ottenuto 3 punti, si è portato a 36 punti contro i 28 del Masi Torello e Visnova Feltre. Quindi secondo me è importante arrivare primi nella griglia dei play-out, che secondo me è la cosa a cui mirano un po' tutte queste formazioni, perché fra l'altro la ripresa del campionato, il Visnova Feltria ha una partita molto delicata contro il Diegoro, il Diegoro che anche lui ovviamente è dietro di 2 lunghezze, quindi sarà una partita tutta da seguire, perché e che, come si è detto, qui, in questo momento sarebbe la squadra che andrebbe a retrocedere in questo momento. Certo, quindi i punti sono veramente importanti in queste ultime 5 giornate. A Nova Feltre è cambiato il vento, non lo dico perché c'è qui mister Costantini, ma da quando è arrivato le cose stanno andando meglio. Di questo non voglio parlare male di Mirko Giorgi, che ha allenato il Visnova Feltre fino all'arrivo di Costantini, però sta di fatto che comunque ha ottenuto dei buoni risultati. E certo è che con un inizio come ha avuto il Visnova Feltre non è facile poi recuperare nel finale tutto quello che è mancato prima, però se c'è grinta, determinazione, la voglia di ottenere i 3 punti partita dopo partita, tutto può succedere, fermo restando che onestamente, realisticamente, arrivare alla salvezza diretta bisognerebbe che quelle sopra non vincessero più e quelle sotto le vincessero tutte, quindi bisogna essere realisti, diciamo. Sentiamo subito mister Costantini, come diciamo chiaramente nell'impostazione anche del lavoro, no, uno pensa, no, che cosa, dove arriviamo, dove vogliamo arrivare, ecco, in questo momento è cercare di preservare il vantaggio rispetto alle altre squadre e soprattutto cercare di non farsi scavalcare, faccio aprire dal Diegoro visto che è il prossimo avversario, per dirne uno, perché comunque la stessa Savignanese, il Diegoro, il Masi Torello, insomma sono lì in zona e quindi bisogna stare attenti. Sì, tenendo conto che abbiamo un calendario tremendo, perché abbiamo Diegoro, sì, Sasso Marconi, Granamica, Gambettola, perciò il calendario sicuramente non è d'aiuto, però credo che per come stanno lavorando i ragazzi, per la voglia, anche per l'atteggiamento che hanno, abbiamo visto al momento, abbiamo fatto 5 partite, ce la siamo giocate con tutte e 5 a viso aperto e abbiamo, non c'era questa differenza di classifica ad oggi, perciò credo che poi venire a giocare a Nova Feltre non sia facile per nessuno in questo momento qua, perché comunque è una squadra sorretta da tanti tifosi, una buona dirigenza, giocatori che quando vanno in campo danno tutto. Adesso dobbiamo essere solo bravi, no, a concretizzare il lavoro, e sono contentissimo della pausa perché abbiamo 18 giorni dove possiamo lavorare e magari provare anche cose che fino ad oggi chiaramente non c'è stato tempo neanche per farlo. Io chiaramente poi sono scelto da andare a Nova Fede perché ci credevo, avevo già visto il calendario e sapevo che bisognava forse arrivare qui con un paio di punti in più, no? che ci mancano, perché comunque a Castenaso abbiamo perso una partita incredibile, preso, guardando gli episodi arbitrali, no? Abbiamo preso un gol un paio di metri fuori gioco, però alla fine credo che venga fuori il valore delle squadre. Adesso il Masi Torello sta facendo comunque da 6 o 7 partite sta facendo benissimo. Adesso è chiaro, ci giochiamo tutti col Diegoro, se vinciamo il Diegoro per noi comincia un altro campionato. E dopo si può guardare anche altre cose, però adesso ci dobbiamo focalizzare su questa partita qua. Adesso Marco, sì, l'importante, come dice il mister giustamente, è cercare insomma di innanzitutto avere la possibilità poi di giocare questi play-out almeno, no? Certo, sicuramente il nostro obiettivo ora è arrivare ai play-out almeno, poi se riusciremo a vincere, a fare abbastanza punti, potremo anche guardare più in alto, diciamo, però per ora cerchiamo di assicurarci il posto migliore nei play-out, cercheremo di giocare in casa e con 2 risultati su 3. Sicuramente, insomma, sarà una bella sfida e un calendario tostissimo, come ci ricordava mister Costantini. Allora, rapidamente andiamo a vedere la serie D. Allora, nel girone F, diciamo, proprio al volo, lo United di Riccione ha perso in casa con il Real Monterotondo 0-1, dopo il cambio tra l'altro in panchina. Andiamo al girone D, che invece vede coinvolte la maggior parte, cioè il resto perlomeno, a parte Riccione, delle
delle formazioni del nostro territorio. Chiedo alla regia di far vedere subito i gol, e allora partiamo o ripartiamo perlomeno dal gol di Sal, che ha deciso al 17esimo della ripresa il big match tra Carpi e Ravenna. Poi vedremo il gol di Maggioli, che al 43esimo della prima frazione ha permesso alla Forlì di vincere la gara con il Fanfulla e di scavalcare in classifica, come detto, anche la Ravenna, portandosi al secondo posto alle spalle del Carpi. Il Victor San Marino è stato corsaro per 3-2 sul campo della Lianese, Titani in vantaggio al 7esimo grazie al rigore trasformato da Sabba, pareggio di D'Ancona al 28esimo della prima frazione, Deste al 7esimo della ripresa fa rimettere il naso avanti i biancazzurri, raggiunti sul 2-2 dal gol di Della Pietra, decisivo allora Sabba che al 34esimo della ripresa completa la doppietta personale. Limonese ha pareggiato invece 0-0 con il Prato. Infine vedremo l'1-1 tra San Maurese e Lentigione, con i giallorossi avanti con Maltone al 29esimo della ripresa e gli ospiti che trovano il pari con Formato al 91esimo. Allora torno da Antonio mentre continuo a vedere le immagini e ti chiedo, Antonio, qual è la squadra che ti ha fatto più impressione tra quelle che lottano con voi per il primato, perché insomma un campionato ancora apertissimo, come dicevamo. Sì, ci sono diverse squadre che comunque sono molto forti, sono sicuramente il Forlì e il Carpi sono le due squadre più attrezzate. Onestamente, se devo guardare a livello proprio di rosa, il Carpi è quella che ha qualcosa in più, perché ha giocatori veramente importanti e poi gioca veramente, veramente bene. Quindi se devo scegliere tra una di quelle che sono attorno a noi, direi il Carpi, sì. Dici Carpi. Ricordiamo tra l'altro che la prossima sarà in casa con la San Maurese, tra poco vedremo anche le immagini della San Maurese, che è una squadra che deve lottare per evitare invece i play-out, Giuseppe. E invece questo Forlì praticamente insieme a Ravenna stesso e anche alla Victor San Marino, ricordiamo che è sempre a quota 50, insomma matricola terribile di questo campionato, insomma contenderanno al Carpi credo fino alla fine. Aggiungo anche il Lentigione che è 48, quindi è lì in zona, e nel giro di 5 punti ci sono le prime 5. Sì, è un campionato estremamente equilibrato perché, come hai già detto tu, ci sono 5 squadre in 5 punti. E fra l'altro direi la San Maurese ieri ha ottenuto un ottimo pareggio contro il Lentigione, che è una buonissima squadra, dove fra l'altro c'è un nostro amico riminese, diciamo, fare il direttore sportivo, Sandro Cangini. Che è venuto anche ospite qui da noi. Anche ospite qui da noi, e quindi direi che è un pareggio prezioso, perché oggi la San Maurese è fuori dai play-out, ci sarebbe un solo play-out fra Pistoiese e Progresso, pur essendo, diciamo, pari punti la San Maurese con la Pistoiese, ma si trova meglio classificata per tutti i concetti che sappiamo, e sarebbero retrocessi Borgo San Donnino, Mezzolara e Certaldo. Però sta di fatto che la San Maurese deve lottare, perché è lì sostanzialmente nella zona play-out, appena fuori. Però ieri un punto molto importante. La Victor San Marino. Devi stare attento, no? Perché c'è anche la Pistoiese che è a 32 punti, certo. E quindi se dovesse scavalcarla sarebbe la San Maurese a giocare il play-out, esatto. L'unico play-out. Poi vorrei fare una nota di merito al Victor San Marino, che è andato a vincere 3-2 sul campo dell'Aglianese, una vittoria molto importante che permette di stare ancora agganciato al Victor San Marino, 3 punti dalla capolista Carpi. Quindi a mio modo di vedere la vittoria del Forlì, la vittoria del San Marino e il pareggio della San Maurese contro Lentigione, oltre alla partita ovviamente fra Carpi e Ravenna, questi sono i risultati principali di questa domenica. Perfetto, intanto abbiamo completato anche le immagini di questa Serie D. Grazie, perché siamo ai saluti, grazie a Fabrizio Costantini. Grazie a voi dell'invito. Grazie a Marco Evaristi. Grazie a voi. Grazie a Thomas Zagnoli. Grazie a voi. Grazie a Giuseppe Del Bianco. Buona settimana e buona Pasqua, anzi, perché poi ci saremo lunedì prossimo. Dopo lunedì prossimo no, ci saremo ancora. No, lunedì ci sono i campionati. Non ci saremo. Adesso vediamo, valuteremo, perché qualcosa ci sarà per calcio.basket. Ah, quindi okay. Adesso vediamo. Grazie intanto ad Antonio Sabbatani. Grazie Antonio. Grazie a voi, buona serata. Ovviamente in bocca al lupo a tutti per i vostri rispettivi obiettivi. Noi tra poco apriremo la finestra sul Rimini, un Rimini che sta centrato una vittoria davvero molto importante, una manita al Pescara, e parleremo anche della questione Stadio Romeo Neri, che ovviamente è più che all'ordine del giorno, quindi restate con noi.